momento molto importante, in un momento in cui le librerie indipendenti chiudono, in cui si dice che con la cultura non si mangia, in cui i libri non sono così importanti perché stiamo vivendo un momento di crisi molto forte, noi siamo riusciti ad andare controcorrente. Siamo riusciti ad andare controcorrente riunendoci, siamo 37 soci che hanno creduto in questo progetto, che hanno fatto sì che questo luogo, che ha visto per tanti anni una libreria, non chiudesse definitivamente, ma potesse prendere il testimone sia della libreria Palomar, che è stata qui per tanti anni, sia della libreria Pagina 18. E questo ci sembra una cosa importantissima, molto bella, molto inedita in Italia. E la testimonianza che voi siete qui stasera è una riprova di questo. Non solo, sapete, chi ci conosce sa che abbiamo un'attenzione particolare sempre alle problematiche sociali, e quando si è trattato di parlare con Rosanna Moneta e l'UNICEF delle difficoltà che logistiche, perché stiamo parlando semplicemente di difficoltà logistiche l'UNICEF poteva avere, siccome crediamo molto nelle sinergie, abbiamo pensato che forse poteva essere una bella cosa in questo spazio così grande l'UNICEF avesse un suo luogo deputato, un suo spazio. È nata così questa collaborazione con l'UNICEF, che noi rivendichiamo e che ci inorgoglisce moltissimo, e quindi oggi formalmente inauguriamo sia la libreria Pagina 18, sia lo spazio UNICEF, ma sia anche un polo culturale per tutta la cittadinanza di Saronno, perché crediamo che Saronno abbia bisogno di questo, abbia bisogno di luoghi dove incontrarsi, dove parlare, dove discutere, leggere libri, comprare libri, ovviamente sarà Sandì, però di incontrarsi. Questo ci sembra una cosa importante per tutta la cittadinanza. Io non dico altro, passo la parola al presidente provinciale, regionale, scusi, va bene, dell'UNICEF, e intanto vi ringrazio tutti moltissimo. Grazie. E crederò, spererò di essere breve come lo è stata chi mi ha preceduto. Rischio, come dire, di essere poco originale, perché in genere quando si inizia si dice sempre sono dietro di essere qua, ma non sono veramente, perché la sinergia che oggi si inaugura qua è veramente qualcosa di originale, invece, che non ha pari tanto in Lombardia, credo neanche in Italia, credo neanche in Italia. È molto importante unire queste due realtà. Da un lato la cultura, oggi lo diceva già la titolare, è difficile fare cultura e vivere con la cultura. Potremmo ricordare un po' tutte, e ce ne sono tantissime di affermazioni, io mi occupo anche di cultura oltre che di UNICEF, quelli che sono anche le frasi celebri, ci pensavo e ne cito una sola, che è quella oltretutto di un personaggio anche molto caro, che è Roberto Benigni, il quale ha detto che la cultura è vita e la vita è bella, e quindi veramente con questo ci sta il tutto. Ma sono contento anche di essere qua, lo sono veramente, tra l'altro ho sperimentato il passante ferroviario, io abito a Lodi, che da Lodi arriva qua, che da Lodi arriva qua. Ci ho impiegato quasi come quando da Roma vado a Milano, perché un'ora e mezza ci ho impiegato, ma ho fatto delle cose. Tutte le volte che andavo in stazione sentivo treno per Saronno, perché ogni mezz'ora c'è un treno, dicevo treno per Saronno, dovendo venire l'ho sperimentato e direi che va bene. Tempo è quello che è, ma dicevo sono qui volentieri perché aprendo questo spazio dell'UNICEF credo che non ci sia bisogno di dire che cos'è l'UNICEF, lo si conosce tutti, ha qualche difficoltà adesso come tutti da un punto di vista, come dire, anche logistico, come è stato detto, dei costi eccetera, per cui queste sinergie vanno benissimo. Dicevo non è il caso di dire cos'è, cosa fa, però aprendo uno spazio UNICEF non si può non ricordare la grande tragedia umanitaria che il mondo sta vivendo, nel quale l'UNICEF è
è molto impegnato, che è quella della Siria. Veramente è una grande tragedia umanitaria che stiamo sottovalutando. Anzi, direi che le ultime questioni stanno anche fuorviando i milioni di persone che muoiono, le centinaia di migliaia di bambini che muoiono, che sono profughi, e siamo presi invece da questa questione politico-diplomatica, dalle varie nazioni che fanno o non fanno, il Consiglio di sicurezza, le armi chimiche, la linea rossa sorpassata, come se morire sotto i bombardamenti fosse diverso da morire per le armi chimiche, cioè nel senso che non si capisce neanche questo. Stiamo vedendo se Obama ci perde la faccia o ci interessa anche poco, ha perso altre cose perché la faccia. Sono i bambini che perdono invece la vita, che perdono i loro genitori, eccetera. Bene, l'UNICEF è molto impegnato, molto speso su questo e ricordiamolo veramente, perché spero che si risolva a breve. Chiudo dicendo che sono qui anche però come testimonianza e solidarietà nei confronti dell'UNICEF locale. L'UNICEF di Varese, rappresentato qui dalla Presidente Elda, molto attivo, e l'UNICEF di Saronno, perché non è da tutte le parti, non è da tutte le parti avere un gruppo generale così attivo. Rosanna dov'è? È là. E quindi veramente un grazie a tutte loro. Grazie. Spero però che chi ha fatto l'accordo con loro, con lei la conoscano bene, perché poi è un tipo che non molla, è un tipo tosto, come dire, noi a livello regionale, anche a livello nazionale la conosciamo bene, ma è quella veramente dalla parte dei bambini e dalla parte della cultura, come questo polo che mi onoro di inaugurare assieme a tutti gli altri. Grazie. Passo all'assessore alla cultura, con cui noi lavoriamo tantissimo con questa amministrazione. Riprendendo il discorso, il polo culturale, innanzitutto io devo un grande ringraziamento a Carla e a Giulio, anche se loro non volevano, però mi sembra doveroso. L'idea che noi vogliamo dare oggi è l'idea della condivisione, il lavorare insieme con l'amministrazione che ha preso degli impegni con 9 passi a misura di bambino. Quindi ognuno fa un pezzettino e da qua partiamo per promuovere una cultura vera dell'infanzia. E siccome è appena passato l'anniversario di Martin Luther King, che diceva "io ho un sogno", io in qualità di Rosanna Moneta, ma come cittadino, come UNICEF, ma anche impegnata nella quotidianità, io ho un sogno nella mia città, che tutti i bambini abbiano un luogo come questo di accoglienza per essere accolti nel momento del bisogno, tutti insieme, uniti per i nostri bambini, vicino e lontano. Do la parola all'assessore alla cultura. Buonasera a tutti, sono molto contenta che l'UNICEF abbia trovato un luogo particolare per farsi conoscere, per poter dare la possibilità a tutti i cittadini di mettersi in contatto. È stato già ricordato il tema della condivisione. La condivisione non deve essere vista solo in funzione della mancanza di risorse, quindi di ottimizzare le poche risorse che si hanno a disposizione, ma proprio la condivisione dello spazio fa sì che chi entra in una libreria, chi entrerà in questo polo culturale, potrà venire a conoscenza magari di progetti UNICEF di cui sente parlare ma che non ha la possibilità di approfondire. Quindi un momento di riflessione di tipo diverso, o viceversa, le tante persone che si avvicinano all'UNICEF, come prima nell'altra sede e così in questa nuova, avranno l'occasione di poter vedere la vivacità culturale di questa città e questo luogo, un luogo nuovo, anche se già esisteva ma con una nuova veste, da
dare appunto la possibilità a tanti cittadini di incontrarsi, e tutte queste strade che si incrociano possono solo arricchire la nostra città. È stato ricordato degli impegni dell'amministrazione con l'UNICEF, ricordo anche Stili di Vita, un progetto che coinvolge le scuole, perché solo coinvolgendo le scuole e i bambini che possiamo creare una cultura diversa, un'attenzione diversa ai tanti ragazzi e in generale a tutte le persone, alle fasce deboli della nostra società. Progetti che vanno avanti e noi raccogliamo le sfide, e anzi chiediamo sempre all'UNICEF e a tutte le organizzazioni che si occupano di bambini di stimolarci, di controllare che effettivamente manteniamo i nostri impegni. Grazie molte per la vostra presenza. Istituzione qua, che è il vice sindaco Valerio Baglioni. Rappresento il sindaco che è assente oggi e domani e mi ha chiesto di portare il suo saluto. Innanzitutto questa è una nuova attività produttiva, tra virgolette, cioè è un'inversione di tendenza, come giustamente ha ricordato la Carla, tanti negozi chiudono, tante attività chiudono, questa apre. E ogni volta che un'attività apre è una festa per la città, per i lavoratori che in essa possono trovare giustamente lavoro e soddisfazione, ed è anche un'occasione in più per chi abita in questa città. Quindi un grande buon lavoro a questa nuova attività, e mi associo alla soddisfazione per la locazione dell'UNICEF, che anche con i servizi sociali dei quali io mi occupo fa grande collaborazione, è un grande partner su tanti progetti, e quindi è un bel momento, siamo contenti. E adesso io e l'assessore Cavaterra andremo a inaugurare la stagione del teatro Giuditta Pasta, e quindi oggi è un giorno dedicato alla cultura nella nostra città, e quando questi giorni si dedicano a una cosa importante come la cultura è un bel giorno. Grazie.